Leggeva i libri, i classici soprattutto. Mio papà era rappresentante farmaceutico e lei non voleva fargli sapere dei libri che leggeva, non voleva che si sentisse inferiore, ecco. Ne parlava a me la sera, me li regalava, si stendeva nel letto accanto a me. Aveva una voce calda la mamma. A me sembra che tutta la mia vita, no? Sia stata orientata dalle letture di mia mamma. Ho conosciuto mio marito attraverso i libri. Io, quando tengo un libro in mano, mi sembra che mia mamma sia ancora viva. Ma forse sono un'illusione anche i libri. Ho un riparo dal dolore, eh? Ti nascondo che sarà una cosa terribile. Insopportabile! Mamma mia, l'abbiamo fatto tutte! No, e continuiamo a farlo, questo è incredibile! Vabbè, pensa se nessuna più restasse incinta. Magari i bambini si svilupperebbero lo stesso, nelle incubatrici o in altri posti adatti. Quello che sarebbe perduto per sempre è che un essere umano ne contenga un altro. Beh, quando aspettavo la bambina non riuscivo ad immaginare i tratti del suo viso, ma sentivo accanto a me la presenza di un volto umano, di cui ero totalmente responsabile, il primo. Sai che lo sento anch'io accanto a me? L'alieno! Sentite, se fosse una cosa così importante non l'avrebbero certo lasciata fare a noi, no? Guardiamoci! Adesso Beatrice non ti mettere subito a piangere, eh? No, no. Abbiamo studiato. Gabriella suonava, io ero bravissima in matematica. E adesso queste cose cerchiamo di insegnarle ai nostri figli, no? E che cosa valiamo? Zero. Meno di zero. Tu dici che sarà diverso, per le bambine intendo. Io dico che sarà sempre la stessa identica cosa, che non cambierà mai. Ma come sei pessimista? Realista. Ah, io penso che cambierà. Forse sono un idealista, ma penso che cambierà in meglio, che il mondo degli uomini e quello delle donne si riavvicineranno. Voglio assolutamente leggervi lo scritto di Rilke che mi ha ricopiato Carlo quando ci. Respira, respira. Già più serio, Ma niente in confronto. Oh, sì. Oh no, io non ce la farò mai, però. Tesoro, il primo parto può durare anche 20 ore. Ma cosa dici? Ma ogni parto è diverso dall'altro, ecco. E certo che però se il prossimo sarà più forte e più lungo, io credo che dovremo portarti in clinica. E va bene. Abbiamo smesso di giocare. Adesso è colpa mia. No. Però io vi voglio dire una cosa, una verità. Io penso che questa cosa sopportabile, che sta per affrontare Beatrice, sia una barbarie. Ora Beatrice non ti mettere a piangere. L'abbiamo affrontata tutte, no? Ma perché non dire che è una bella scopata senza conseguenze più piacevole? Come sei triviale? È il punto di vista di un uomo, di un amante, ma non di una donna. Forse, ma è superiore al nostro. È moderno, essenziale. Troppo comodo. E perché no? È molto più piacevole. Ma oh, guarda che io e Carlo non volevamo un bambino, eh? Ma certo, Beatrice, certo. Anche loro lo volevano, io forse meno, ma non è questo il punto. Perché si deve soffrire in questo modo, eh? Rinunciare a suonare il pianoforte, sopportare di essere tradite. Dov'è la ragione di tutto questo? Non c'è! Oh sì che c'è! No, non c'è!
Noi siamo delle creature primitive! Questa è la ragione! Abitiamo ancora nelle caverne! Noi non vogliamo ciò che è semplice, efficiente, no! Noi amiamo le cose contorte, complicate, come il tormento che tu dai a Sandro! Noi non possiamo diventare moderne, ha ragione Claudia! Se diventiamo moderne, noi smettiamo di essere donne! Ma come si può, Come si può essere moderne quando l'utero si deve aprire di 10, 12 centimetri per far passare la testa del bambino? Non piangere, Beatrice, è la pura verità! E quando ti verrà da pisciare e cacare senza vergogna in faccia al dottore? Ma noi siamo la barbarie del mondo! Facciamo l'esperienza più antica che c'è, l'unica rimasta, contenere un altro. Il latte esce dal capezzolo che è simile a quello di una capra. Cosa? Quando ho partorito, la mia portiera ha chiesto a mio marito. Ha sgravato la signora! Godiamo a essere abitate da un alieno, a rinunciare al talento, alla libertà. Noi vogliamo essere legate a qualcuno anche se ci strozza. Noi vogliamo essere di qualcun altro. Non c'è fine, non c'è rimedio. Questo peso eccessivo dato all'amore. Sin dall'inizio, sin da quando ritagliamo le figurine della principessa Grace. E il malumore perché non è mai come vorremmo l'amore. Ondate di nervosismo omicida. E poi le pasticche per calmarsi. Come deve essere questo amore? Chissà. Beh, è una malattia, non è amore. Povero Sandro, non deve mai fare il primo gesto. Se allunga una mano per accarezzarmi, io mi scanso, non so, mi nervosisce, mi sembra finto, mi sembra che lo faccia per farmi un piacere. Invece dovrebbe desiderarmi passionalmente, amarmi con tutto se stesso, ma senza farlo vedere troppo. Povero Sandro. Senti, povero Sandro posso dirlo io, non te, Guarda che io sono una moglie fantastica, sai. Se mi sento amata, posso fare qualunque cosa per lui. Inginocchiarmi davanti a lui. Accetterei anche di essere tradita. Non lo dire. Ma no, infatti si fa per dire, no? Beh, glielo taglierei piuttosto. Tanto senza di me a che cosa gli servirebbe, scusa? Tutto questo amore, tutta questa importanza. Dico, ma è possibile che non ci sia un'altra cosa al mondo che valga tanto? I bambini. Però mi chiedo, quando saranno cresciuti, come farò a riempire le giornate? Con i nipoti, con la lettura, col gioco. Ecco, se dopo aver giocato torniamo a casa, la casa è vuota, buia, il televisore acceso, il pianoforte scordato, vuota, senza figli, senza marito. I musicisti lavorano anche da vecchi, un mestiere che tiene molto giovani. La casa resta vuota comunque, le donne sono longeve, gli uomini muoiono prima di noi. O se ne vanno con una più giovane. Ecco. Casa vuota in ogni caso. Sentite, secondo me dobbiamo abituarci fin da adesso. Dobbiamo fare degli esercizi tutte le mattine mentre i bambini sono a scuola. Dei vocalizzi. Sono sola.